vita dalla campagna mi ha portato del fantastico e profumatissimo rosmarino e la ricotta, ho pensato di realizzare una morbidissima focaccia appunto con questo ingrediente. Ma andiamo a vedere subito cosa ci occorre. 250 g di farina zero. Se sei intollerante al glutine puoi sostituirlo tranquillamente con 250 g di farina di riso. 250 g di ricotta, quindi va in uguale quantità. Se vuoi raddoppiare le dosi e siete di più in famiglia, puoi fare 500 g di farina e 500 g di ricotta. Naturalmente poi andrai a raddoppiare anche l'acqua, che in questo caso è 100 ml, un pizzico di sale, una bustina di lievito di birra, olio quanto basta, un cucchiaino di zucchero e la mia aggiunta per rendere ancora più particolare questa focaccia saranno le acciughe, con cui farò un olietto semplicissimo e a cui aggiungerò anche mezza cipolla rossa. Vediamo com'è. L'ho già tagliata, come hai visto, è molto morbida e vado a mangiare. Che buono! No vabbè, buonissima, è strepitosa. Il mio amore dice vabbè, non c'erano dubbi, la cipolla rossa ci sta benissimo. Io ti consiglio di metterla perché da quel sprint in più, e il tocco salino delle acciughe ci sta benissimo al posto del sale, che poi ricordiamoci che il sale non fa bene alla salute, invece le acciughe sì. Quindi se la ricetta ti è piaciuta mi raccomando iscriviti, regalami un like e condividila sui tuoi social e ovviamente buon appetito.